Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione Jump di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare a provare la migliore unità del gioco. No, non sto scherzando, Krillin! Finalmente, finalmente, ci ho messo tanto per portare questo video, è vero. Krillin Int. Wow, fine, wow! Ok, allora, scherzi a parte. È un'ottima unità? Sì. Costa la madonna? Sì. Ho sprecato tanti Battlefield Coin per portarlo a full ability e a tutto. Sì, ho sprecato tanto. Ho preferito comprare lui a full ability invece di comprare una copia di Frieza e Recold. Sì, lo volevo. Krillin, ragazzi, questo è l'unico Krillin decente del gioco. C'è l'STR, ma l'STR a confronto è inutile fondamentalmente ormai. E poi c'è il tech buffer. Vabbè, lasciamo perdere il tech buffer. Detto questo, quindi al momento Krillin Int del Battlefield è la migliore unità con nome Krillin. Quindi fondamentalmente il clickbait non è falso, è la migliore unità di nome Krillin. Detto questo, siamo in un Android Cell Saga, lo proviamo assieme. E le turnazioni faranno un po' schifo. Per quale motivo? Perché il povero Krillin linka con nessuno. Chi gli mettiamo di fianco fra tutte queste unità? Gli androidi LR. Perché linka? Linka con gli androidi LR. Sì, non sto scherzando. Quindi partiamo subito, ragazzi. Sì, diciamocela tutta. È una bella unità, però non c'è nessuno che linka con Krillin. È poverino Krillin. Che cosa ci posso fare? È Krillin. Nemmeno la C18 AGL che hanno messo nel Battlefield Li linka uno. Credo forse linki nemmeno. Quindi quello è un attimo la cosa brutta. Qua abbiamo Krillin che gira, quindi dobbiamo aspettare un pochino. Vabbè, mettiamo intanto le turnazioni in questo modo. Usiamo anche questo video per fare lo showcase anche degli androidi LR, perché finalmente li ho ability 2. Non erano ability 1, ability 2. Quindi li proviamo un attimino così, 2.100.000, ok. Ragazzi, intanto che stavo mettendo a posto le turnazioni, quando si usa un Android Cell Saga che fondamentalmente fa schifo, le turnazioni iniziano male. Si può trasformare Cell istantaneamente. Cavolate a parte, ecco qua finalmente la turnazione. Ripeto, non è una delle migliori, ma è colpa di Krillin in realtà. È tutta colpa di Krillin. È vero, è il best PG, però dei link un po' penosi. Dei link un po' penosi, veramente. Detto questo, comunque, abbiamo trasformato Cell Int. Bello, divertente. Ora lo facciamo girare, peccato. Non sta intorno, è l'unica cosa brutta. Eccolo lì, tanca! Tanca! Che bello che sei, Krillin! Finalmente lo possiamo vedere. Vai, Krillin! Ovviamente non vedremo mai dei danni abnormi, perché comunque ha solamente un Raises Death. L'unica cosa è buildato soprattutto in addition, non gli ho dato il crit più di tanto e c'è poco da fare. Serve soprattutto per tankare, quindi se entra il crit bene, se non entra amen. Ce ne freghiamo poco. Però sì, la tornazione fa un po' schifo. È colpa un attimo di Krillin. Krillin non linka con nessuno, però è un'ottima unità per stare in turno alla fine. Tanca tutto. Questa è la cosa divertente di Krillin. Tanca tutto, quindi me ne frego che linki male. Gli mettiamo gli androidi vicino. Non è il miglior metodo assurdo per giocare, però almeno ci permette di giocarlo. Tanto stando primo comunque prende quel più 4 key, quindi non è... relativamente non dà problemi. Krillin, stai primo. Ora, Krillin, stando primo, il caro Krillin, ottiene comunque chi più 4. Stando secondo invece chi più 2, però sta primo, tranquillamente, non richiede poi tanto chi, no? Questa è la cosa bella. Ora, gli androidi LR un attimo, vabbè, andranno spesso in 12 in questo modo. Li linkano solamente 2 key, credo, da Shocking Speed, quindi e basta. 700.000 con il buffer. Ok, va bene, dai, accettiamo il danno, non ce ne frega niente. Krillin, best unità del gioco, fine. Il bello è che tanca tutto, ragazzi. L'unica cosa, adesso manca veramente... Il problema, no, in realtà c'è un piccolo problema. Perché sembrerebbe che su Dokkan Krillin non deve ricevere nessuna carta Dokkan Fest. E sono dispiaciuto della cosa, perché Krillin è figo, è comunque uno dei personaggi più importanti della storia di Dragon Ball, cioè... A sto punto io mi aspetto una cosa sola, ok? Prima o poi uscirà un Krillin che sarà tipo leader di B-Saga, ok? Tanto, credo è l'unica leader che vale la pena. Oppure uscirà un LR, un'altra cosa, no? Speculazioni time, sarebbe bello vederlo in questo modo, no? Te l'active skin non te lo uso, perché sennò
sprechiamo subito i danni qua. Mi aspetto due cose da un Krillin nel possibile futuro, ok? La prima è un Dokkan Fest di Krillin che è DB Saga Lead 170, tipo DB Saga e Youth, però sarebbe la stessa cosa di Kid Goku, probabilmente un DB Saga, ok? Diciamo DB Saga, alla fine comunque è un personaggio importante nella DB Saga, non è un PG inutile, nella DB Saga Krillin era forte, ok? E ok. L'altra cosa che mi aspetto è una possibile LR con la Retreat, che alla fine dei conti, nel gioco attualmente quante Retreat skill ci sono? 3? Gli androidi LR, Goku e Gohan, Vegeta Trunks, gli unici. Ecco, mi aspetto un'unità LR, sinceramente. Un Goku Base Form della saga dei Saiyan. Il Goku Base Form con Kaioken, tutte le cose che vogliamo, no? Cavolo, siamo già in Dokkan Mode, va bene. Mi aspetto un Goku Base Form, Kaioken, Active Skill, vogliamo, tutte le cose, no? Che poi, a un certo punto, si può scambiare con Krillin, come nella saga dei Saiyan, no? Che abbiamo Krillin che aiuta Goku. Una roba del genere sarebbe... Vabbè, peccato, ormai Dokkan Mode è andato a farsi benedire. Sarebbe una cosa figa quella. È che io voglio una carta di Krillin utile. Cioè, questa è buona. E comunque è insieme a C16. Prima mi ero sbagliato. E insieme a C16 l'unico lead 120... Non fa schifo, perché comunque come lead free to play è 120 agli Android Saga. Non è tanto, non è un LR come con 130, però vabbè, è 120. Non è neanche tanto alla fine. Però insieme a C16 è l'unico lead. Un Krillin buono? Un Krillin più utile? Questo è bello, Tanca, però si può giocare solo in Android Cell Saga. Poi probabilmente uscirà prima o poi, Tanto alla fine le categorie se ne possono fare ancora un casino su Dokkan di categorie. Quindi potrebbe uscire anche una Z Fighter. Tranquillamente c'entrerebbe anche. C'è anche il Link Z Fighter. Quindi anche lì, ok, si potrebbe giocare in Z Fighter. E però, ok, sì. Dopo non è che farebbe molto, perché ci dovrebbero essere comunque gli Android Cell Saga dentro. Quindi ok, sì, sarebbe poco giocabile. Però anche lì potrebbe essere un leader Z Fighter. Anche se lì Tien c'è anche. Vabbè, Tien. Non è che è tutto sto gran Z Fighter alla fine. Ah, amo Krillin, mi piace a me come PG. Sono stato veramente un attimo... Quando uscì piccolo mi fece schifo. Soprattutto perché, dai, che cavolo, a piccolo gli danno un Dokkan Fest e Krillin ancora non ce l'ha. Cioè, raga, prima di piccolo Krillin esisteva solamente il Tour Tech e l'STR, nemmeno Tour del Baba. Ok? Piccolo aveva già un Ezza Free to Play buono, che però non si può più giocare. Stessa cosa sarà comunque con questo Krillin. Sempre che potrebbero fare anche un Krillin Namek Saga. Ci sono molte cose da fare con Krillin, cavolo. Dokkan Battle, svegliati! Abbiamo Krillin piccolo, abbiamo Krillin della Saiyan Saga, abbiamo il Krillin con il potenziale sbloccato della Namek Saga. Sfruttatelo, Krillin, cavolo! Non è un'unità di me! È un'unità bella, Krillin! Sfruttatelo! Che cavolo! Che cavolo, Dokkan! Giuro, ci vado deep. Se esce un Krillin, vado deep io. Non me ne frega niente. Krillin sarebbe la carta da puntare. Ma solo perché Krillin? Che cavolo. Ho una 18 kg di sale LR. Cavolo, è dura le volte tirarla. Ok. Intanto la cosa buona è che comunque non abbiamo visto la death. Però dovrebbe essere già abbastanza alta. E comunque è sempre stato quasi sempre in turno. Siamo già da C16. Siamo già nelle fasi finali. È comunque un Raises Death da 30%, quindi... E la madonna! Vai, Krillin! Vai, Krillin! Vai! Ha fatto esplodere C16! Dopo voglio vedere quanto Death è arrivato. Oh, qua c'è anche il buffer. Bella, bella, bella. Ok, quanto Death sei, Krillin? 3,30! Ha più Death di Gohan! Krillin! Best! PG Eva, Krillin, fine. Sì, curati, me ne frego, tanto c'è Krillin adesso, 720.000. Sì, come danni non vedremo mai il milione. È impossibile, sempre che non ci siano doppio buffer. Ah, quindi sì, è praticamente impossibile. Oh, eccolo qua, seconda special, vai! Un'altra special, dai! Boostati ancora! Boostati ancora, ti prego! Ah, peccato. Al prossimo turno saremo a 3 e...
50, 3, 60. Va bene, ragazzi, ci siamo. Siamo da Celtech. Ultima fase. Sì, ci si mette un casino. 562.000. No buffer. Peccato un attimino quello. Perdiamo un attimo tutta quella def che volevo arrivare. Però ci si fa poco. Ora, comunque, si busta. Prossimo turno dovremmo avere C18. Sì, abbiamo C18. Però perdiamo un attimino. Che palle. Che palle. Sì, è vero. Perdiamo un attimino l'Android. Che due scatole. Sì, e non portarsi senso in questa modalità è un po' una rottura. Ma è colpa di Cell con le meccaniche belle. Togliamo, blocchiamo i PG perché è divertente dopo andare a rimettere a posto le turnazioni. Manco uno dice, vabbè, è difficile. No, no, non è che è difficile in quel modo. È semplicemente una rottura di balle. Ok, bustati Krillin! Bustati! Busto! Busto! Vai Krillin! Grandissimo Krillin. Tre special. Tocchiamo i 600.000 al prossimo turno. Tranquillamente tocchiamo i 600.000 al prossimo turno. Fammi la special, la voglio. Grazie, mamma mia che danno. Paura Cell. Cavolo paura. Ma non mi bloccare Krillin là sotto. Mannaggia te. Ma ha bloccato Krillin. Ma che palle che sei. Mai bloccato Krillin! Ti rendi conto? Sei un pezzo di... Che palle! Cell! Va a quel paese! Volevo vedere gli ultimi colpi, no? Tutte le cose... No! Me lo deve bloccare! Che palle! Vabbè, non è il turno migliore, non abbiamo visto la def, ma... essendoci il buffer, saremo sui 620.000. 620.000 def, contando comunque là sotto, tirerà almeno due colpi. Arriviamo a 6,50, 6,60. Siamo a posto, ragazzi, cioè... Krillin non prenderà mai più danni in vita sua. Mai più. Ok, 6,50. Sì, abbiamo perso anche Link d'attacco che avevamo prima. Peccato. Eccolo qua. Bang! Peccato. Il crit è un po' duro, È un po' duro il crit. Eccolo qua. Vai. Fammi un altro add, ti prego. No, pugni! Va bene, ragazzi, direi che chiudiamo qua, anche perché mi ha tolto Krillin. Ovviamente non vi consiglio di spendere tutti quei coin del Battlefield, costa veramente tanto, se lo volete anche voi costa veramente tanto, vi perdete l'LR, una delle LR ve la perdete, e soprattutto almeno sono 2 mesi di farm, credo, sì, sono 2 mesi di Battlefield per portarlo a full ability, quindi perdete un bel po' di... Perdete un bel po' di punti per questa unità che però si gioca solo qua. Fortissima, però è qua sopra e basta. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace. Commentate ovviamente, considerate anche l'iscrizione al canale. Io vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter. Tutti i link li trovate sotto in descrizione. Ragazzi, io vi ricordo anche che sono in live quasi ogni sera alle 21. In questo caso però oggi sarò in live alle 20 per continuare Pokémon, ragazzi. Episodio alle 18 nuovo di Pokémon. Se lo volete seguire su YouTube invece continuo alle 20 con su Twitch, ragazzi. Quindi se lo volete vedere in live vi aspetto. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.